Interpello, professor Paniccia, perché di sicuro il tema politico c'è, però si pone subito la domanda se l'Italia si può permettere di non rispettare degli impegni che abbiamo preso con la NATO e gli altri alleati all'interno dell'Alleanza Atlantica. Poi Draghi in serata ha fatto sapere che il bilancio della difesa italiana nei 3 anni del governo Conte, quindi prima governo giallo-verde, poi governo giallo-rosso, è cresciuto del 17%, quindi le spese militari sono già andate in crescendo. Allora intanto, l'Italia si può permettere di avere adesso questo scontro e questa divergenza sul 2% del PIL per le spese militari? Guardi, dottoressa, il problema di fondo è il seguente. Uno, non vorremmo che con questo scontro dare ragione a Putin, che contava su una spaccatura in Occidente di molti paesi d'Europa sufficiente, appunto, riguardanti il riarmo e lo scontro con la Federazione Russa. Questo è un primo punto molto importante, perché in questo momento spaccarsi non è solo un problema di mantenere la parola data rispettando gli impegni del 2%, è un problema più generale. Siamo di fronte a uno scontro epocale tra una democrazia, le democrazie liberali e le autocrazie, e non mi sembra il caso di spaccarsi, visto che tra l'altro gli aumenti sotto il governo Conte in realtà c'erano già stati. Siamo a quota 26 miliardi. Io sinceramente mi preoccuperei più della qualità della spesa. Vede, quando l'ammiraglio tedesco, poco prima della guerra di Ucraina, ha detto dobbiamo rispettare i russi e rispettare Putin, in altro tradotto significava ho una marina tedesca che non riesce più a mettere neanche le navi in acqua. Lo stato di molti eserciti europei è deplorevole. Se vedessimo quanti carri riusciamo a mettere in linea anche in Italia, ci si verrebbero i capelli ricci. Allora, il Papa ha ragione, parlare di queste cose si fa in certi momenti veramente orrore, però dobbiamo anche capire che la situazione, come diceva Scanzi prima, dal 14 è cambiata, ma è cambiata anche nel senso che dopo la pandemia conflitti, problemi, scontri di ogni tipo si stanno avvicinando. Se mi permettete, non è il caso in questo momento di spaccare un governo o farlo cadere o quello che potete succedere politicamente in un attimo così delicato. Ecco, farei questo ragionamento qui, ecco, allora, anche sulla qualità del... Ecco, Stefano Feltri, è un ragionamento...